siamo alla primissima edizione Scienza in Festa qua alla Baia di Fiastra e Unicam apre le porte, quindi porta la scienza dalle aule al territorio. Ecco, qual è la visione che guida questo progetto? Beh, la visione è proprio quella di andare incontro alle persone, più che aprire le porte diciamo che questo luogo ha aperto le porte ad Unicam. È un luogo che è frequentato da tantissime persone, bambini, persone mature, che vengono qui a trascorrere un tempo che è anche cronologicamente lento, dalla possibilità di apprendere con diciamo, una modalità diversa da quella che oggi sembra tanto di voga, che è la rete, che è internet. Quindi l'obiettivo è questo, è portare l'università in un luogo in cui normalmente i tempi sono più dilatati, sono quelli che forse sono quelli che a noi piacciono di più. Ecco, prima durante la conferenza stampa ha parlato di un'opinione pubblica che si allontana progressivamente all'università. Può dirci qualcosa di più in merito? Ma diciamo lo osserviamo perché prima il professor Pettinari, quando parlava, ha chiarito benissimo la questione. Cioè oggi sembra che ci sia la possibilità di garantire un futuro migliore semplicemente cercando, non so, di influenzare le persone o svolgendo un'attività che è un'attività di pura apparenza di solito. Questo allontana l'opinione pubblica che appunto dovrebbe invece essere dietro all'università nello spingerla verso obiettivi che sono sempre più alti e che vanno nella direzione di dare una risposta a tutti quegli enigmi che oggi ci pone l'attualità e che sono nel futuro. Cioè, noi oggi sappiamo che sono in atto i cambiamenti climatici, che ne sarà di questi luoghi fra 20 anni? Lo sa solo la scienza, non ci sono influencer o app che possano predire questa cosa. Poi ci sono anche bravi divulgatori scientifici che si servono dei social per arrivare a dare questi messaggi, ma purtroppo quello che oggi osserviamo è tutt'altra cosa. Quindi l'opinione pubblica pensa che si è bravi nel momento in cui si guadagna tanto nel momento in cui ci sono tanti follower, purtroppo molto spesso quando ci sono solo delle stupidaggini dietro, ecco. Questo è un po' il messaggio. Scienza in festa. Il significato di festa in questo caso, come si declina in questo festival? Ok, la scienza in festa proprio perché deve essere una festa in cui tutti si divertono, conoscono cose, conoscono persone, un po' come quando si va a una festa, no? Non conosci tutti, ognuno si porta a casa qualcosa, oltre che del piacevole tempo trascorso, ma anche delle nuove conoscenze, sia in questo caso culturali, ma anche di persone, di ricercatori che metteranno la loro passione, la loro ricerca a disposizione del pubblico, dei bambini, dei ragazzi, dei grandi. Quindi ci sarà un po' qualcosa per tutti che possa essere un bel rientro a casa arricchiti un po' per tutti. Unicam si è subito proposta di entrare nella Casa della Memoria e fondarla perché ecco, è nel loro interesse divulgare la scienza anche attraverso la storia. Noi storici abbiamo bisogno di loro, soprattutto ecco, degli informatici che con l'intelligenza artificiale riescono a velocizzare in maniera incredibile il lavoro. Prima ci volevano anni e anni per analizzare, come in questo caso, 40.000 documenti. Che riguardano gli internati di Urbisaglia. Con l'intelligenza artificiale e con i programmi che stanno mettendo in atto adesso gli scienziati dell'Università di Camerino, possiamo riconoscere parole, mittenti delle lettere, possiamo riconoscere volti in maniera molto più veloce e soprattutto metterle in relazione tra di loro, tutti i documenti, e mettere in relazione i nostri database con i database di altre grandi fondazioni, tipo la Fondazione Fossoli, la Fondazione Auschwitz o il Museo Ebraico di Vienna, che sta cercando i nostri materiali. Quindi ecco, grazie all'intelligenza artificiale e al lavoro condotto dai professori dell'Università di Camerino e dai ricercatori dell'Università di Camerino, possiamo velocizzare questo nostro lavoro.